Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo ancora oggi qui con la serie delle sette, signori miei. Ci siamo, ci siamo. L'episodio finale di questa stagione, forse, perché potremmo vincere questa partita e sperare di avere la promozione diretta in League One, come potremmo fare qualsiasi altro tipo di risultato, come vediamo qua dalla classifica, e andarci a giocare i playoff praticamente, ragazzuoli. Quindi è tutto ancora nel dubbio più totale. Detto questo, io prima di partire col video vi ringrazio in anticipo per il like che lascerete, per i commenti e per il supporto che state dando a questa serie. E detto questo, vi ricordo di seguirmi anche su Facebook e su Instagram, in cui mi trovate come Maullo941. Più o meno siamo lì. Comunque il link li trovate in descrizione dei miei canali social. Detto questo, ragazzi, allora facciamo un attimino il quadro della situazione. Abbiamo l'ultima partita contro il... No, ho sbagliato. Sono emozionato, raga, sono emozionato. Stiamo per chiudere la stagione contro lo Xanthrope. Non ricordo cosa abbiamo fatto all'andata. Dopodiché è finita, raga. Il campionato è finito. Ultima partita di campionato. La classifica vede noi al quarto posto con 86 punti, a pari punti con il Colchester, che anche lui ha 86 punti, ma con una partita in meno. Quindi ci sono troppi se e troppi ma, quindi non perdiamo tempo, signori miei. Andiamo a vedere cos'è questa mail in ufficio. La mail in ufficio è Ellison. Se è possibile, mi piacerebbe scendere in campo nell'ultima partita in casa per salutare i tifosi. Vincere è più importante, mi dispiace. C'è Ellison, il pelatone. Non lo posso accontentare, raga. Me lo posso portare in panchina. Allora, ragazzuoli, vediamo un attimino. Dobbiamo schierare la miglior formazione che possiamo schierare. Allora, Leite Stockton in attacco. Nicolas, no, Nicolas, per quanto gli possiamo dare fiducia, andiamo a mettere Tonev sulla sinistra. Wilding e Lewis, che sono i nostri due migliori esterni. Al posto di Sullivan gioca Delev, che mi dà più sicurezza, anche perché è più anziano, più stelline praticamente sul curriculum. A destra Raja, in difesa Mbulu, Sutton e Park, e in porta Nyokubu. L'unica cosa che abbiamo detto dobbiamo fare è levare. Chi leviamo? Chi leviamo? Leviamo Sullivan. Leviamo Sullivan e ci portiamo Ellison. Vediamo se avrà la possibilità di scendere in campo per l'ultima partita, signori miei. La formazione è pronta. Noi siamo carichi a pallettone, raga. Siamo carichi a pallettoni. Andiamo a giocare. L'importante è vincere. Se vinciamo, possiamo sperare in qualsiasi altro risultato in classifica. Se perdiamo, pareggiamo, possiamo dire addio alla qualificazione diretta e ci andremo a giocare i playoff. Non perdiamo tempo, ragazzoli. Scendiamo in campo contro il St. Cumb, che viene da due vittorie consecutive contro il Mansfield e il Charles Lee. Partiamo, raga. Si scende in campo. Si scende in campo. Ai 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 ai. La partita finisce con un netto 1-0. Fermi tutti, ragazzuoli. Fermi tutti. Fermi tutti. Abbiamo vinto 1-0 con gol di Delev. Meno male che ho messo Delev. Meno male che ho messo Delev. 1-0. Si è rotto Park al primo minuto, però è rimasto in campo. Grande il nostro samurai giapponese. Grande Park. Andiamo avanti. Attenzione alla classifica. Attenzione alla classifica che sbucherà fra pochi minuti. Attenzione alla classifica. Se niente, c'è l'aggiornamento dati. Sta a fare tutti i suoi calcoli. Botto! Siamo terzi! Terzi, signori! No, fermi tutti, no! No, no, il Colchester ha ancora una partita in meno. No, non ci posso credere, non ci posso credere. Abbiamo 3 punti di vantaggio sul Colchester, che ha una partita in meno, signori miei. Mamma mia, andiamo a leggere le mail, andiamo a leggere le mail. Ultima chance. Legata alla carriera, questa maglia riteniamo pertanto il trattamento riservato è un'occasione all'ultima grande gara casalinga in mancanza di rispetto nei suoi confronti dei tifosi della stessa società. Vabbè, non fa nulla, non vi preoccupate. Non era il momento giusto di farlo giocare il nostro pelatone. Era più importante la classifica, signori miei. Era più importante la classifica. Facciamo gli allenamenti. Avevo esultato, raga, avevo esultato. Mannaggia di una paletta ambriaca. Mannaggia di una paletta ambriaca. Avevo esultato. Allora, Mitchell diventa un 61. Buono, buono. Hamilton si è allenato malissimo. Dai, sono quasi tutti su 60. A parte Hamilton, che avevo sbagliato a mettergli l'allenamento, si è allenato come attaccante per 4 settimane praticamente. Allora, andiamo avanti piano piano, raga. Incrociamo le dita, signori miei. Incrociamo le dita. Fermi tutti. Fermate il treno. Fermate il treno. C'è qualche novità? No, ancora no. Quando giocano questi al Colchester? Porca miseria. Aggiornamento mensile dell'osservatore. Andiamo a vedere cosa ci ha portato il nostro osservatore dall'Italia. Oh, Marco Esposito. 59-81, Esposito mio, non ci servi. Mattia Giordano, 58-80, non ci servi manco tu. Stefano Colombo, 61-83, nada. Alessandro Russo, 55-75, nada. Stefano Ferrari, 52-70, nada. Buco nell'acqua del primo giro dell'osservatore.
che non ci porta niente di interessante. Avevo parlato del mio stipendio, l'avevo dimenticato. Scusami, Howard vuole sistemato lo stipendio. Andiamo a vedere lo stipendio di Howard, signori miei. Ha giocato col Chester? No, ma che paranoie! Ma questi non giocano mai. Ma quando giocano questi? Ci devono far stare per forza col fiato sospeso. Allora, vediamo un attimino chi è che ha il contratto in scadenza, signori miei. Chi è che ha il contratto in scadenza? Allora, Rocher, 38 anni, tiri tiri? No, vuole il contratto. Lui prende 1,3. Il giocatore ha recentemente rinegoziato. Boh, vattene. 1,1. Deleghiamo il contratto. 2,1. Allora, partiamo. No, no, mi sembra un po' esagerato. Da 1,5. Da 1,5 non saliamo oltre i 2,5. Mi sembra un'offerta abbastanza equa. Lui ha firmato per 1,5. Perfetto, 4 anni di contratto, va bene. Ti potremo vendere meglio l'anno prossimo. Park, Park, Park è sceso di 1 a 34 anni. Park mi sa che fa una brutta fine l'anno prossimo. Claston, anche lui sulla sinistra, è un importante. E noi avremo l'anno prossimo un bel po' di contratti da andare a sistemare. Sì. Claston, secondo me, però potremmo rinnovarglielo. Delega, quanto prende lui? Scusatemi. Prende 1,7. C'hai 26 anni. 1,7. Allora, io direi di partire da 1,7 e non saliamo oltre i 2,5. Penso che sia buono. Importante, 1,9. Perfetto. Abbiamo tenuto bene la salita dello stipendio. E Sullivan prende 2,5. È un cruciale. Sullivan è sulla destra. Mi sembra che terzini destri noi non abbiamo. Va bene, 2,5 te ne possiamo dare. No, 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 ti sei allargato. Partiamo da 2, da 2,4. Da 2,4 fino a posso arrivare a 3,2 massimo. 2,6, va bene, 3 anni cruciale, va bene, va bene. Gli altri poi vedremo. Leite Schmidt, rinnoviamoglielo pure. 2,3. 2,3, no, ti sei allargato anche tu. Partiamo da 2,2 e arriviamo a un massimo di 3,1. Lui prende 2,2, è bravo il nostro Leite Schmidt. Va bene così, va bene così. Gli altri poi c'è tempo per rinnovare il contratto. Ragazzoli, andiamo avanti di un altro giorno così possiamo fare gli allenamenti. Sperando che Colchester. Ragazzi, il Colchester ha giocato! Il Colchester ha giocato, signori miei! E ha perso! Ha perso l'ultima di campionato, signori miei. Il Colchester è arrivato quarto. Il Morecambe si classifica terzo con 89 punti. Qualificazione! Ci siamo qualificati, signori miei! Ci siamo. Quale qualificazione? La promozione! Promozione diretta! Promozione diretta! Chi non salta un gamberetto, chi non salta un Colchester, spettacolo, raga, sono troppo contento. Non ce l'avremmo, non l'avrei mai detto, raga, che c'entravamo la qualificazione diretta a prima stagione simulando tutte le partite. Spettacolo, raga, spettacolo. Bello così, bello così. Bello così, bello così. Siamo in League One, signori miei. Siamo ufficialmente in League One. Siamo arrivati terzi e nessuno ci può levare questa soddisfazione. I gamberetti iniziano la scalata, signori. Siamo in League One. Tanta roba, porca di quella mia. Possiamo andare avanti tranquillamente, raga. Concludiamo la stagione, concludiamo la stagione. Premio torneo, bello così, dai, 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 dammi tante belle mail, dammi tante belle mail. 1.046.000, tanta roba. Howard era contento, non gli abbiamo risposto che il mio valore all'interno della squadra sia stato riconosciuto. Va bene, Howard, te ne andrai a fine stagione. L'anno prossimo te ne andrai, Howard mio, quindi mi dispiace per te. Avanziamo ancora con gli allenamenti. Hamilton diventa un 49 e McKinley, Killy diventa un 64. Il nostro capitano futuro sta crescendo bene, raga. Il nostro capitano futuro sta crescendo bene. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Chi è? Ligua, vittoria per il Bedford, va bene. Gli abbiamo lasciato il trofeo a loro, raga, ma noi l'importante è che abbiamo centrato la qualificazione. Mamma mia, che fine di stagione sudato. Non ce la facciamo vedere la partita del Colchester. Fino all'ultimo non ce l'hanno fatta vedere. Ora abbiamo tanti mesi in cui non fare assolutamente nulla se non allenamenti a go-go. Ok, ragazzoli, allora continuiamo, arriviamo fino al 1° giugno. Fino al 1° giugno, che non so se la stagione si conclude. No, infatti, la stagione si conclude il 30 giugno. Arriviamo al 1° giugno. Mandiamo il nuovo osservatore a ricerca di giocatori. Vediamo
Barry Rochet non lo vuole rinnovare il contratto, per me se ne può andare, tanto abbiamo giovani e giovani caterve di portieri pronti a esordire. Ok, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Aggiornamento dell'osservatore, vediamo chi ci ha portato all'Italia. Valerio Greco, inguardabile, ciao Valerio. Andrea Moretti, anche tu, inguardabile, ciao. Stefano Costa, inguardabile. Nicola Cajadei, e Cajadei è interessante, Cajadei ci fa una ballata mentre fa un dribbling. Cajadei lo teniamo lì, lo teniamo lì. E Davide Romeo, Romano, inguardabile. Ciao Davide, Davide, ci teniamo solamente a casa te, che potrebbe essere interessante, signori miei. Ok, fatto questo, reso conto mensile, squadra giovanile, lo lasciamo perdere. Facciamo gli allenamenti. Mandiamo il nostro osservatore a cercare cose interessanti. Interessanti, interessanti. E niente, ragazzuoli, per questo video ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Dove lo mandiamo il nostro osservatore? Cosa faccio? Non mi servono i giovani, mi serve l'osservatore. Quello che però si sta facendo le vacanze a spese nostre. E allora, fai seguire i giocatori. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo, lo mandiamo. Dove costa poco? Perché abbiamo pochissimi soldi. In Irlanda, andiamo a cercare il nuovo Gareth Bale. Irlanda del Nord, Irlanda, Irlanda. 9 mesi, vai così, bello, cercaci qualcuno di interessante, zio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!